Ciao a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con le uscite fumettistiche occidentali da aprile 2019. Cominciamo da Panini, che riproporrà Cani smarriti edizione deluxe di Jeff Lemire al costo di 16 euro per 104 pagine a colori. Nel sorprendente esordio del canadese Jeff Lemire, un uomo di campagna, grande e grosso ma buono e gentile, porta sua moglie e sua figlia in città. Ma qualcosa di inaspettato sta per accadere, un racconto cupo ed emozionante, dall'autore di Essex County e Il saldatore subacqueo. Poi Cronache di Under York, volume 1, di Silverio Umberi e Mirka Andolfo, 64 pagine a colori al costo di 9,90€. Mirka Andolfo, autrice campione di vendite in tutto il mondo con Contronatura, torna con una nuova serie, un fantasy urbano magico ambientato nelle viscere della città più famosa del mondo. Situato nelle profondità di New York, Under York è un luogo misterioso in cui 5 clan di maghi praticano una magia tanto potente quanto pericolosa. Banditi per sempre dalla superficie, influenzano segretamente la vita dei suoi abitanti. Allison Walker, una promettente giovane pittrice, è fuggita da questo mondo, ma ora il passato torna a bussare alla sua porta. Poi uscirà Dal Vangelo secondo Giuda di Jeff Loveness e Jakub Rebelka al costo di 30 euro per 96 pagine a colori. La vita e la morte di Giuda Iscariota, da adepto a traditore, una delle figure più tragiche della Bibbia, in un racconto di spiritualità e fantasia che segue Giuda nelle profondità dell'inferno mentre fa i conti con il suo ruolo di canaglia nella più grande storia mai scritta. Jeff Loveness, sceneggiatore della serie animata Rick e Morti e di Nova per la Marvel, ci conduce in un viaggio di perdizione, magnificamente illustrato da Jakub Rebelka, un volume perfetto per Pasqua e per i fan di Preacher e di The Goddamned. Per Bao Publishing usciranno Due figlie e altri animali feroci di Leo Ortolani, 256 pagine in bianco e nero per 19 euro. Anni fa, alla fine del percorso per le pratiche di adozione internazionale delle sue due figlie, Leo Ortolani ha scritto questo libro in prosa, punteggiato da sue geniali vignette, per raccontare il viaggio che era stata quell'adozione fortemente voluta da lui e da sua moglie. Ora, quasi 10 anni dopo, il libro, da tempo esaurito e da anni richiestissimo, torna con una nuova sezione a fumetti inedita nel formato degli altri titoli Bao di Ortolani, un elemento atipico e indispensabile del catalogo delle opere del fumettista parmense. Poi Pigiama Computer Biscotti di Alberto Madrigal, 160 pagine al costo di 18 euro. Alberto Madrigal voleva fare una raccolta dei fumetti pubblicati sul suo blog, con qualche pagina inedita. Invece ha fatto un libro completamente nuovo, circa un terzo del quale è composto da storie apparse sul suo blog. È una riflessione sul senso del successo, sulle priorità della vita e su come la paternità sconvolga anche i progetti più solidi e convincenti. È un libro tenero, profondo, intelligente e delizioso. È sicuramente l'opera più matura di questo autore già amatissimo. Poi Céline e Ella, Dear My Gravity, di Josh Prigg e Miba, 136 pagine a colori al costo di 21 euro. Céline ed Ella fanno una vita molto ritirata. Il loro fortuito incontro risveglia in loro il desiderio di una tenerezza che avevano dimenticato e le apre alle possibilità di fidarsi nuovamente di qualcuno. Quale dolore si nasconde dietro ai loro volti? Cosa ha fatto loro il mondo per renderle così caute? Non importa, ora che si sono trovate, le giornate piene di sole sono ricominciate, una storia delicatissima di guarigione e comprensione reciproca. Poi Il sole di mezzanotte, di Francesca dell'Uomo d'Arme, 144 pagine a colori al costo di 19 euro. L'antico equilibrio tra le forze del giorno e quelle della notte viene spezzato dall'intervento di un'oscura e crudele divinità. Le due custodi della luce e del buio sono appena due bambine, due sorelle che hanno ben poco in comune, e se vogliono salvare il mondo dallo strano fenomeno del sole di mezzanotte, che sta portando a giornate sempre più lunghe e luminose, non possono fare altro che affidarsi a un'improbabile alleata, Nia, una bambina appartenente al mondo degli umani. Una fiaba avventurosa e toccante che riesce anche a far riflettere su cosa vuol dire prenderci cura delle persone che amiamo. Per Editoriale Cosmo uscirà Bloodborne, La morte nel sogno, di Alex Scott e Piotr Kowalski, 112 pagine a colori al costo di 12,90€. Lo conoscete tutti, è uno dei più celebri videogiochi degli ultimi anni, sviluppato dalla combo formata da From Software e Hidetaka Miyazaki, e ha polverizzato tutti i record di vendita. Ora la serie a fumetti edita da Titan Comics, che sta ottenendo altrettanto successo, arriva in Italia in una serie di albetti deluxe. L'ambientazione è quella che tutti conoscono, l'oscura e misteriosa città di Yharnam, e il protagonista non può che essere un ben noto cacciatore. Poi Elric di Melniborn, volume 1, di Roy Thomas, Michael Gilbert e P.K. Russell,
176 pagine a colori al costo di €18,90, questo fumetto rappresenta l'introduzione perfetta alle vicende dell'iconico antieroe e della sua spada, tempestosa, attraverso l'isola del drago. Con le firme di alcuni fra i più grandi del mondo fumettistico, questa raccolta definitiva rappresenta un must per tutti gli appassionati di spade e magia, portando le storie epiche di Morgoth alla vita con immaginazione lussureggiante. Per 001 edizioni uscirà Galak Master di Oster Dele Oswald, 128 pagine a €19. Dardo Fuentes è un giovane inventore che ha sviluppato un circuito bioelettrico col quale riesce a captare i pensieri delle persone e altre formidabili invenzioni. Ben presto si scopre che queste idee sono inviate telepaticamente da un alieno di nome Aranco, che annuncia che a breve i Kurkos invaderanno la Terra. Poi Alpha di Jean Sardier, 356 pagine al costo di €39. Libro unico, folle, ambizioso e affascinante, Alpha racconta la storia della Terra dal Big Bang fino all'apparizione dell'Homo sapiens. Una sintesi grafico-narrativa che intreccia tutte le discipline del sapere, astrofisica, biologia, chimica, antropologia, archeologia, con una incredibile e stratificata ricchezza visiva. Un libro straordinario scritto e disegnato da Jens Harder che fa uso di raffinate tecniche di stampa e di colorazioni speciali per raccontare la meraviglia del nostro pianeta. Per Nicola Pesce Editore uscirà Basque About Life di Fabrizio Liuzzi e Gabriele Benefico, 64 pagine a colori al costo di €19,90. Jean-Michel Basquiat, a New York 1960-1988, è stato un writer e pittore statunitense, uno dei più importanti esponenti del graffitismo americano, riuscendo a portare questo movimento dalle strade metropolitane alle gallerie d'arte. Per Salda Press uscirà An Holy Grail di Cullen Bond e Mirk Kolak, 128 pagine a colori al costo di €14,90. Arthur Pendragon è stato il re di tutta la Gran Bretagna. La sua storia è leggendaria, come quelle di Merlino, di Excalibur, di Camelot e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Ma queste ultime sono semplici invenzioni che hanno attraversato i secoli. An Holy Grail, invece, racconta la sanguinosa ascesa al potere di Arthur e le vicende del suo empio regno. Quella di Re Artù non è solo una leggenda, ma un vero e proprio incubo intessuto di puro terrore. Per Shockdom usciranno Un mondo di cubi, il risveglio di Erobrin, di Matteo Porri e Giulia Monti, 160 pagine al costo di €15. Kai, Pon e Lio sono tre amici che vivono, chi da più tempo chi da meno, in un tranquillo villaggio cubettoso. Ancora non sanno che presto si ritroveranno catapultati in un'avventura degna delle favolose leggende che leggono la sera prima di addormentarsi. Dall'altra parte del mondo cubettoso, infatti, un gruppo di cattivi è sulle tracce di 5 amuleti misteriosi, in grado di risvegliare una creatura da anni dormiente di nome Erobrin, per controllarne il potere e conquistare il mondo fino all'ultimo cubo. Poi Helen Bristol, l'anima di Kairos, di Marco Scalia e Risa Romboli, 48 pagine a colori al costo di €10. Gli Erer, fanatici religiosi che vogliono imporre con violenza il loro credo sull'universo, hanno rubato l'idolo sacro dei Kairos e minacciano di distruggerlo se i kairosiani interverranno con il loro mecha a difesa del sistema solare nel loro tentativo di invasione. La sola speranza per la galassia è che Helen Bristol, una pericolosa ladra, recuperi l'idolo. E poi Cora volume 1 di Alessandra Patanè e Fidel Maconte, 128 pagine al costo di €8. In una città dove la magia si nasconde tacitamente tra gli esseri umani, vive Cora, una solare studentessa inconsapevole di essere una strega. Presto Cora viene a conoscenza della verità sul suo passato e sulla sua natura, scoprirà di essere destinata ad affrontare conflitti che il suo regno ha deciso per lei. Ma non sarà da sola, incontrerà altre streghe che da tempo aspettavano il suo risveglio. E queste erano le uscite fumettistiche occidentali da aprile 2019. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e condividetelo sui vostri social, aprite il box informazioni per tutte le info utili, noi ci vediamo alla prossima e ciao!